Allora, Luigi Scaglia, primo gol al Torino, davvero una partita fondamentale questa vittoria. Adesso ti chiedo se hai una dedica. No, la dedico alla mia ragazza, alla mia famiglia che mi ha sempre aiutato in questi anni per arrivare fino a dove sono arrivato al Torino, una grande squadra. Poi sono contento per la squadra, per il risultato che ci voleva. Vediamo adesso due vittorie consecutive e adesso speriamo di vincere tutte e poi guarderemo la classifica alla fine. Ecco, oggi poi l'ho già vista classifica, siete quinti, vi siete lasciati alle spalle sia Cittadella che Grosseto, siete a un punto da Sassuolo, insomma cambiano le prospettive, magari playoff in posizione più gradevole, no, di quello che pensavate magari stamattina. Ah sì, sicuramente vincere a Sassuolo non è da tutti. Abbiamo fatto una grossa partita, adesso giochiamo in casa con Vicenza, speriamo di vincere e continuare così. Raccontaci questo tuo gol, come la dinamica, dai. Se mi sono accentrato, ho fatto la sponda a Salgado, Salgado di prima me l'ha messa in profondità e in scivolata sono riuscito a prendere la palla e a segnare l'angolino basso. Senti, hai provato ancora nel corso del secondo tempo, solo che poi quando siete rimasti in 10 nessuno ti aiutava, c'è stata quella fuga sul fondo, sei andato, racconta anche quella. Rimessa laterale, sono andato da solo, però era dura in 10 spingere ancora e nella ripartenza non eravamo più tanto, era poi alla fine e va bene così, dai, è importante la vittoria. Senti, avete faticato lì in mezzo al campo, loro con questo modulo a 3, voi a 4, il pallino del gioco l'hanno avuto spesso loro. L'hanno avuto spesso loro perché a centrocampo lì in mezzo è una superiorità, però noi siamo stati più incisivi sotto porta e questo è merito nostro. Parliamo di questo pezzo di stagione che hai fatto al Torino, quando sei arrivato a gennaio cosa ti aspettavi? Non mi aspettavo niente, già arrivare qua per me era un sogno, quindi tutto quello che veniva era di guadagnato. Senti, chi ci racconta di te dice che tu sei un tipo che non chiede molto, stai lì tranquillo, quel che viene viene eccetera, forse questo è un mondo dove invece bisogna cercare di imporsi di più? Sicuramente giocare nel Torino non è da tutti, poi bisogna avere carattere e giocare in questa piazza. Io arrivo da una piazza che era meno di questi qua del Torino a giocare in casa, quindi pensate voi. E devo ancora, mi sono ambientato, però devo ancora ingranare ancora un po'. È la prima di 4 battaglie? Sicuramente sì, ne abbiamo vinte 2, era 5, ne abbiamo vinte 2, adesso ne mancano 3. È vero che avete fatto questo patto nello spogliatoio? Per forza abbiamo fatto, noi cerchiamo di vincere tutte e 5, poi il 30 maggio si vedrà cosa succede.